Bella ragazzi e bentornati, eccoci qui in gara 2, importantissimo ovviamente, perché? Perché siamo già in vantaggio, vinta gara 1, molto importante, adesso dobbiamo cercare di giocare alla stragrande per portare a casa il risultato. Vediamo che prendono palla loro subito, ed è Chris Paul. Io devo cercare di non far respirare Redick perché è un giocatore pifferoso. E vabbè, va, partiamo bene. Però prendo subito palla io. Noah immediatamente me la passa. Io provo una serie di blozzi, poi provo anche un passettino all'indietro. Vedo che Redick è abbastanza bravo da tenermi. Ma Rose si smarca come non mai. Ed ecco qui il primo assist della partita. Adesso ancora Paul. Proprio per Redick. Una bella difesa da parte nostra. Grandissima, vai! Grande! Pucciacalaca! Attenzione a Griffin che apre per Barnes. Barnes prova ad entrare. Ma c'è il raddoppio da parte mia. Quindi grande difesa, ragazzi. Adesso vado di qua. Rose me la passa. Provo e piazzo questo canestro importantissimo. Attenzione a Derrick che si smarca molto bene. E grande passaggino. E il canestro da tre di Derrick. Palla Derrick, io provo ad entrare in qualche modo. Ci sono anche riuscito, peccato che... Attenzione! Oh! No, ragazzi, porca merda! Sbam! 14-8! E gliel'ha ridata. Qua c'è l'erroraccio, vado io a prendere il rimbalzo, cosa abbastanza interessante. Una serie di driblozzi. Oh, non mi marca più nessuno. Faccio finta di entrare, invece poi esco! Ed eccola qui! 16-8! Chris Paul. Chris Paul prova ad entrare, dall'altra parte c'è... Attenzione perché recuperiamo di nuovo. Mamma mia che difesa ragazzi oggi. Difesa incredibile. Porca merda. È andata dentro lo stesso, ma probabilmente mi sono spaccato. Ci siamo fatti male tutti. No. No, che culo. Ragazzi, mi sono veramente cagato addosso. Credevo di essermi fatto male. Ma intanto chiede il time out coach Thibodeau, che adesso allena i Clippers. Vediamo cosa decide di fare Redick, anche perché non è un buon difensore, quindi potrebbe cascarci abbastanza bene. Attenzione, guardate che giocata! Sbam di Derrick! 23-12! Intanto non so se avete notato, ma sto indossando le Miracle Sbam, ragazzi. Attenzione perché mi fanno passare abbastanza bene, però. Il passaggino ancora per Kirk, per Tony. Che cacchio sta succedendo? No! Non è probabile. Loro dovevano per forza fare dei canestri importanti prima della fine. Eravamo troppo in vantaggio. Lo faccio anch'io. Bam. No. Attenzione Mirotic mi fa un blocco splendido. Boom. Attenzione adesso a Griffin. Ma che fallo è? Quindi Bullock ai liberi. E sbaglia il primo, quindi è stato un buon fallo, dopo tutto. E mi fa uscire. Grazie coach, però sti recuperi che fanno sempre alla fine. Ma come cazzo è possibile? 55 a 42 per loro. Sono 13 punti. Cosa hanno fatto che ti ha dato così fastidio? Ci hanno recuperato. Che domanda è, ragazzi? Ci hanno praticamente distrutto 13 punti. Cioè, cos'è successo per ribaltare completamente la situazione? Vuol dire che noi da quando sono uscito in poi abbiamo sbagliato qualsiasi tiro praticamente. Doris, che cacchio dici? Forzatissimo. È forzatissimo! Ma com'è possibile? Vabbè, va. Dai, ho già capito. Ho già capito come andrà a finire questa partita. Allora, come al solito, recuperozzo incredibile, perché praticamente ci hanno sorpassato e
È venuto fuori un distacco di 20 punti. E io sinceramente non capisco. Come cacchio è che c'erano A che non... Va bene, va. Niente, niente, niente. Siamo tranquilli e cerchiamo di portare avanti questa partita. Il coach incazzato chiede il time out. Redick non ci casca proprio per niente, ma Derrick rimane da solo e si avvicina proprio nel momento in cui è da solo. SBAM! Porca miseria, era da due. Redick non ci casca più, ragazzi. È incredibile. Derrick, sei da solo. Grande! Dai, ragazzi! Allora, ditemelo. Devo prendere in mano la squadra? Devo prendere completamente in mano la squadra. Tieni, Derrick. SBAM! E dai! Non ci arrendiamo noi, eh? Le possibilità ci sono e sono anche buone. Infatti il passaggino per Derrick, che è da solo di nuovo. E la piazza di nuovo! Grandi assist per Derrick. Dai! Così! Approfittiamo! Attenzione! Boom! Dai! Kirk! Ci prova! 81 a 66, ragazzi. Una partita pessima, proprio. Pessima. Paul passa ogni volta e riesce a piazzarla anche mentre sta cadendo col culo per terra, ragazzi. Spencer Rose da 3 da solo e piazza questo canestro. 86 a 66. Partita probabilmente finita così, anche se mancano 7 minuti, però è praticamente finita. Adesso bisogna tenere duro Chris Paul, almeno per non perderla di tutti sti punti. Accorciamo un pochino in difesa, in tre praticamente riusciamo a recuperare qualcosa. Dai che ce ne andiamo, ragazzi. Opla, opla! E vado via! Boom, chakalaka! Questa è la grinta dei Bulls. Però recupero palla, incredibile. Boom! Niente, ragazzi, ormai è andata così. Non potevamo farci niente. Adesso è Derrick che prova a fare tutto da solo, ma non servirà a niente perché in questo momento i canestri da due non ci servono. Sono meglio delle triple così in faccia, anche se è da due, mannaggia. Stoppatona. Ancora, l'altra stoppatona. Peccato perché non servono a niente adesso. McDermott fa i numeri alla fine della partita. Dai, ragazzi, è andata così. Può andare. Abbiamo giocato tutti abbastanza bene. Non ho capito cosa è successo mentre ero in panchina. Ci devono essere stati veramente 380.000 errori consecutivi per arrivare a un punteggio del genere, ragazzi. Vorrei proprio saperlo. Cosa cavolo è successo? Ah no, credevo fosse palla nostra, guarda. E esco di nuovo, probabilmente per chiudere qui la partita. E a me no, coach. A me non piace. E finisce così. 101-87. Non saprò mai cosa è successo in quella parte di gara nel secondo quarto in cui sono andato in panchina. Non lo sapremo mai, ma già dalla prossima tenteremo di fargli il culo in tutti i modi. Ehi Blake, ma che cavolo è successo in quel quarto in cui la Miracle è stata in panchina? Non lo so, Doris, non si è visto un cacchio. Però penso di aver fatto dei buoni canestri in teoria. Cioè alla fine eravamo in vantaggio, quindi. E infatti, ragazzi, come potete vedere, è proprio Blake Griffin a fare la differenza nei Clippers, mentre dall'altra parte Miracle e Rose non sono bastati per ribaltare la partita. Questo episodio finisce qui, ci vediamo in gara 3, ragazzi. Bella!